parliamo un pochino di cardinalità. Capisco che questa lezione probabilmente sarà un velo più difficile per quando io voglia tentare di semplificarla, sarà un pochettino più difficile delle altre, però al tempo stesso è una lezione importante, perché se capite questa lezione capite anche un po' quali sono, diciamo, qual è il naturale confine che incontriamo quando andiamo a sviluppare la matematica, ma anche l'informatica o anche tante altre scienze. Dico confine, non dico limite, perché la parola limite può essere equivocata. Diciamo, in inglese ci sono due parole diverse. Il limite si dice limit, una cosa che converge, tende a un limite, il suo limite è its limit. E invece un limite nel senso oltre qua non puoi andare, si dice bound, ok? Quindi se tu sei bounded, sei in una zona limitata, noi diciamo zona limitata, ma usiamo praticamente la stessa radice per dire un concetto diverso. Ok, allora, cardinalità. Definizione: due insiemi x e y hanno la stessa cardinalità se sono se per definizione esiste f da x in y invertibile. Ok? Definizione: un insieme si dice finito o di cardinalità finita se e solo se per definizione un insieme x si dice finito se e solo se per definizione dato y contenuto è diverso da x, quindi dato un suo sottoinsieme proprio, non esiste diciamo per ogni y, non esiste f da x in y invertito. Un insieme si dice finito quando non si può mettere in corrispondenza più univoca con una sua parte propria. Quando un insieme ha 7 elementi, se ce ne tolgo almeno uno, beh, non posso mettere in corrispondenza più univoca un insieme con 7 elementi con un insieme con 6 elementi. Vi ricordate il discorso? Arciere e frecce? Invertibile, la voglio dire. Ok? Con gli insiemi infiniti, un insieme si dice infinito se e solo se esiste un'applicazione biunivoca tra x e una sua parte propria. Per esempio n lo posso mettere in corrispondenza bionico con i numeri pari,
1 con la funzione doppia. 1 va in 2, 2 va in 4, 3 va in 6, 4 va in 8. Questa è una corrispondenza biunivoca tra l'insieme di tutti i numeri naturali e l'insieme dei numeri naturali pari. Z lo posso mettere in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei numeri interi pari. Ok? Quindi, ovviamente le due definizioni sono, diciamo, se o insieme o è finito o è infinito, visto che la definizione insieme infinito è la negazione di quella di prima. Se non è finito, è infinito. Allora, teorema senza dimostrazione. Siano dati due insiemi x e y. Esiste f da x in y invertibile se solo se esiste f1 da x in y iniettiva ed esiste f2 da y in x iniettiva. Quindi in realtà lo stesso discorso potrei farlo con due funzioni suriettive. Per verificare che abbiano la stessa cardinalità, questo lo dovete immaginare un po' come il discorso degli insiemi. Per dimostrare che due insiemi sono uguali, si dimostra che A è contenuto in B e B è contenuto in A. Qui c'è un po' di analogia, nel senso che per dimostrare che c'è un'applicazione biunivoca, basta dimostrare che c'è un'applicazione iniettiva da X in Y. E un'applicazione iniettiva da Y in Y. C'è un altro modo di scrivere che è invertibile. Non è un altro modo di scrivere, si può, allora... Se trovo la funzione invertibile, allora f e f a meno 1 sono invertibili e quindi anche iniettivi, giusto? Il viceversa non è facile, è una dimostrazione, si dimostra, ma io ho detto che non lo faccio. Questa dimostrazione, quando l'ho seguita in algebra, ho preso un'ora di cosa. Quindi se io trovo, perché lo devi fare sapendo soltanto che x e y sono due insiemi, non sai se sono finiti, no? Se fossero finiti sarebbe molto facile, insomma. Ma se sono infiniti hai un'applicazione iniettiva da x in y, un'applicazione iniettiva da y in x, a quel punto trovi un'applicazione, diciamo, faticando un po', invertibile. Questo teorema sotterraneamente noi lo sfruttiamo sempre quando, se vogliamo dimostrare che due insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità. Invece di trovare applicazione invertibile, che è difficile, ne trovo due iniettive. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere la parte centrale di questa lezione, che sono i due, diciamo, argomenti diagonali di Cantor. Penso siano tutti, uno dei due sicuramente è di Cantor, l'altro non lo so. Sì. Canto. Allora, cominciamo a dimostrare che la cardinalità di n è uguale alla cardinalità di q. E poi questa cardinalità si chiama aleph con 0.
Aleph è una lettera ebraica, io solo questa lettera conosco, non è che non quale, non conosco. Si usa in matematica. Aleph, alfa, vi ricorderà qualcosa? No. Solo che Aleph si fa, è una specie di chi, ma non è proprio, un po' più grassotto. La cardinalità più infinita, più bassa, si chiamerà Aleph con 0, perché è la più bassa. Sto definendo la quantità che sta scritta qua. Mamma mia, per un simbolo nuovo. Allora, dimostrazione. N è contenuto in Q. Questa si chiama immersione, cioè io considero la funzione che mi fa corrispondere a ogni numero di n lo stesso numero pensato dentro Q. È l'identità, però non è l'identità. Perché di qua tu c'hai n. Anzi, n a noi parte da 1. Ok? Poi c'hai tutti i numeri di Q. E quindi aggiungi altri punti qua e contengono n. Allora, io prendo 5 qua, lo faccio f di 5 è uguale a 5. E non è l'applicazione identica, perché l'applicazione identica è l'applicazione che dominio, l'applicazione f di x uguale a x, ma dominio e codominio devono essere uguali. Siccome qua dominio e codominio non sono uguali, il codominio è più grande, si chiama immersione. Quando il codominio è più grande del dominio, l'applicazione identica si chiama immersione. È sempre la stessa applicazione. Quindi chiaramente n è tio. Eh sì, i numeri sono gli stessi, se erano diversi prima saranno diversi pure dopo, no? Il problema è trovare. Il problema è trovare un'applicazione iniettiva da Q in N. Sostanzialmente che cosa ho detto? N è contenuto dentro Q, quindi è ovvio che la cardinalità di N non supera quella di Q. Il problema è il contrario, far vedere che quella di Q non supera quella di N. È ovvio, no? Allora, chiamo Q più l'insieme degli elementi di Q tali che quelli positivi. Adesso mostro come costruire un'applicazione iniettiva, funzione e applicazione è la stessa cosa, da Q più a valori in N. Quindi non è esattamente quello che dovrei dimostrare, il resto lo dimostrate voi per esercizio, se ci tenete, se no non è obbligato, facoltativo. Quindi io devo trovare un'applicazione iniettiva da Q in N. Per semplicità ne trovo una iniettiva solo dai razionali positivi a valori in N. Poi il problema è come risolvere, perché ci stanno pure quelli negativi. Questo o lo fate voi per esercizio, o se dopo averci sbattuto un'ora per esercizio, un'ora e mezza, non riuscite a farlo, me lo andate a chiedere. Oppure, se non me ne importa, lo potete anche lasciare. Non lo farò a lezione, insomma. Non è difficile, quella è una parte, non è difficile, però se faccio tutto io poi non. Allora, come sono fatti Q più? Q più sono l'insieme di P su Q tali che P e Q appartengono a N. Non è proprio così. Dobbiamo, per esempio, 3 quarti e 6 ottavi sono la stessa frazione. Non è esattamente lo stesso insieme, in quanto in un insieme un elemento non si può ripetere due volte.
per esempio, allora, se per esempio in un insieme mettete due volte il numero 3, dovete metterci qualcosa che distingua questi due elementi, dovete dire 3 prima copia, 3 seconda copia. Ecco, lo stesso motivo per cui sul computer non ci possono stare due file con lo stesso nome. Se mettete, copiate un file, quello vi dice piripicchio dei piripicchi, poi ci mette parentesi, uno chiuso parentesi. Chiaro? Ok. Allora, beh, guardate, io posso, come posso ordinare queste frazioni? Cioè, come posso disporle? Io le vorrei stabilire una funzione iniettiva o biuniva. Come? Che significa? Significa contare. Allora, se io le potessi contare tutte, avrei stabilito una funzione biunivoca tra Q più e i numeri naturali. Allora, cominciamo a vedere. Prima di tutto ci stanno le frazioni che hanno denominatore uguale a 1. Chi sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Cioè sono numeri naturali. 1 fratto 1, 2 fratto 1. Poi ci sono quelle con denominatore uguale 2. Quindi sta 2, 4, 6, 8, scusate, sbagliato. Un mezzo, 1. Vabbè, scriviamo 2 mezzi, sempre 1 è 3 mezzi, 4 mezzi, 5 mezzi, 6 mezzi, 7 mezzi e così via. Poi ci sono quelle con Q uguale 3, sono 1 terzo, 2 terzi, 3 terzi, 4 terzi, 5 terzi, 6 terzi, 7 terzi e così via. Poi ci sono quelle con denominatore uguale 4, 1 quarto, 2 quarti, 3 quarti, 4 quarti, 5 quarti, 6 quarti, 7 quarti e così via. Poi ci sono quelle con denominatore uguale a 5, 1 quinto, 2 quinti, 3 quinti, 4 quinti, 5 quinti, 6 quinti, 7 quinti e poi posso continuare. Quindi ho una specie di quadrante infinito. Siete d'accordo che in questo quadrante infinito ci stanno tutte le frazioni positive? Alcune addirittura sono ripetute più volte. Per esempio 1, 2 mezzi, 3 terzi, 4 quarti, 5 quinti e così via, sempre uno fa. 3 mezzi e 6 quarti, sempre 3 mezzi fa e così via. Quindi l'unico problema è che le frazioni possono eventualmente essere ripetute, ma ci sono sicuramente tutte. Allora il problema è come contarle. Io non le posso contare in orizzontale, perché altrimenti non finisco mai la prima fila, perché la prima fila è infinita. Non posso neanche contarle in verticale, perché se le conto in verticale non finisco mai la prima colonna, perché anche la prima colonna è infinita. Allora come le conto? Vedete che faccio? Faccio così. Cioè, io, scusami, finisco una diagonale, che cosa passo? Alla diagonale successiva. Poi faccio la diagonale successiva, poi passo a quella successiva, poi passo a quella successiva. Allora, questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza, questa è la quarta. Poi, se volete costruire un'applicazione suriettiva, questa non la saltate. Se volete costruire un'applicazione biunivoca, allora questa qui la saltate perché già c'è. Quindi questa è la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona, la decima, questa la salto perché già c'era, questa la salto perché già c'era, questa la salto perché già c'era, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, insomma un po' di salto. E come faccio a sapere se sono già presente? Con le semplificate. Quelle che diciamo ho già incontrato le salvo e così via.
questa, la sa. Ok, in questo modo le posso contare. Allora, il concetto è le sto contando tutte, sì o no? Allora, come si, che significa contarle tutte? Significa, prendi una frazione, ci sta in questo quadrante? Sì. Ci arrivo prima o poi? Sì. Sì, allora le sto contando tutte. Questo significa contarle tutte. Diciamo, per ogni frazione sarà in questo elenco. Adesso che l'ho contate tutte. Adesso che l'ho contate tutte, ho trovato un'applicazione iniettiva, anzi, biunivoca proprio, da Q più in N. Quindi N ha la stessa cardinalità di Q più. Questo è quello che ho dimostrato io. Poi, bisognerebbe dimostrare che Q più ha la stessa cardinalità di Q. È facile. Pensate a n e z, come si fa a dimostrare che n e z hanno la stessa cardinalità? E se vuoi contare i numeri, no? 0, 1, meno 1, 2, meno 2, metti uno positivo e uno negativo. Tu supponi di aver contato le frazioni positive. Allora prendi la prima frazione positiva e poi ci metti quella col segno meno. La seconda positiva e poi ci metti col segno meno. E in questo modo le conti tutte. Qua. Quindi alla fine ve l'ho detto così. Quindi, fine della dimostrazione. Diciamo, io in realtà sulla lavagna ho dimostrato solo che la cardinalità di Q più è uguale a quella di N. Però, una volta fatto quello, non è difficile vedere che la cardinalità di Q è uguale a quella di N. Quindi abbiamo questo paradosso, ripeto che ancora sembra un paradosso. Cioè, N è strettamente contenuto in Q, ma hanno la stessa cardinalità. Cioè, negli insiemi finiti posso crescere senza modificare la cardinalità. Allora, tutti gli insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità? No! Posso crescere senza modificare la cardinalità? Significa, magari posso anche crescere modificando la cardinalità. Allora, chi è un insieme che non ha la cardinalità di N? R. Adesso. Allora. Ah, tutti gli insiemi che hanno la cardinalità di n si dicono numerabili. Numerabili. Quindi dire che un insieme è numerabile, dire che ha la cardinalità di n o dire che la cardinalità è alef con 0 è la stessa cosa. Noi diremo quasi sempre che l'insieme è numerabile. Allora, teorema. R non è numerabile. Dimostrazione per assurdo. R sia numerabile. Anzi, in tal caso anche R intersecato 0,1 lo sarebbe. Cioè, poi, se R fosse numerabile, anche questo insieme qua, voglio considerare solo gli R tra 0 e 1. Questi sicuramente sono almeno numerabili. R intersecato 0 e 1 contiene tutti i numeri del tipo un mezzo, un terzo, un quarto, che è una successione che è numerabile. Quindi è almeno numerabile. Se R fosse numerabile, essendo contenuto in un insieme numerabile, sarebbe al più numerabile, quindi sarebbe pure lui numerabile. Allora, quindi
R intersecato 0,1 sarebbe uguale a una, quella che poi chiameremo una successione, cioè potremmo mettere in fila questi elementi, a ognuno metto un indice numerico. Allora, come è fatto x con 1? Allora, io adesso per vedere l'assurdo mi basta far vedere, costruire un elemento, un numero reale compreso tra 0 e 1 che non sta in quell'elenco. Supponiamo, se li hai enumerati, li devi aver enumerati tutti, non deve essere rimasto neanche uno fuori. Allora andiamo a vedere, allora come è fatto? Questo sarà 0, C1, 1, C1, 2, C1, 3, C1, 4, C1, 5. Cosa ho scritto? Sto a scrivere le cifre? Decimali. Decimali perché noi siamo abituati in base di decimali, ma se lo facessi in binario sarebbe la stessa cosa. Allora, questo 1 in alto significa che è la cifra del primo numero, questo numero in basso significa che è la prima cifra dopo la virgola, la seconda cifra dopo la virgola, la terza cifra dopo la virgola. Poi prendiamo x con 2. 0, virgola, C2, 1, C2, 2, C2, 3, C2, 4, C2, 5, C2, 6. X con 3 sarà uguale a 0, virgola, C3, 1, C3, 2, C3, 3, 5, 4. E con io così, adesso non mi fate, non me ne fate scrivere troppi perché tanto il ragionamento sarà. Adesso io prendo quest'altro numero qua, x uguale 0, virgola, di 1, di 2, di 3, di 4, di 5, eccetera, eccetera. Le cifre le posso scegliere io. Allora, come le scelgo? D1 lo scelgo diverso da C1-1. Ma quella D sarebbe? Una cifra. Ci devo mettere le cifre per dire chi è X. Devo specificare tutte le... Allora, per specificare un numero reale, questo non l'abbiamo sottolineato abbastanza, devo specificare tutte le sue cifre dell'espansione decimale. Tutte. Il discorso di prima di radice di 2, se le scrivessi tutte le cifre decimali di radice di 2 avrei, ok? Allora, quindi io qua posso scegliere tutte le cifre che voglio. Allora, poi D2 la scelgo diversa da C2-2. Scusate, qua era quest'uno, era D3 la scelgo diversa da C3-3. Quali cifre ho scelto io? Questa, allora, questo mio x è un numero compreso tra 0 e 1. Poi, può essere uguale a x con 1? Perché no? Perché la prima cifra decimale è diversa. Può essere uguale a x con 2? Perché la seconda cifra decimale è diversa da quella di x con 2. Può essere uguale a x con 3? Perché la terza è diversa da quella di x con 3. E allora questo x in quell'elenco non c'è. Quindi io sono arrivato a un assurdo. Sono arrivato ad un assurdo, l'assurdo è nato dall'aver ipotizzato che R fosse numerato. Quindi R non è numerato.
In realtà ci sta qualche piccola cosa da semplificare. Bastava una cifra decimale diversa a dire che i numeri erano diversi? Sì, ma le cifre non dovevano essere consecutive? Cioè, per esempio, se quella era 4, questa era 5, magari poi qua c'erano tutti 0 e là c'erano tutti 9. Era lo stesso numero. Poi, io ho detto compresi tra 0 e 1, 0 escluso, 1 escluso. Siete in grado di modificare questo ragionamento per comprendere queste piccole... cioè far sì che qua non viene 0, che qua non viene 1 e che effettivamente posso dire che sono diversi? Allora, scusate. C11 è una cifra. Se questa non è quella di prima o quella di dopo, allora sicuramente le cose funzionano. Allora, questa qua, per esempio, se questa è 4, questa non deve essere 4. Se è 3 e 5 potremmo ancora avere problemi. Ma su 10 cifre, 3, 4 e 5, anche se invece di escluderne una, ne escludi 3, qual è il problema? Se questa è 4 e questa è 6, sicuramente i due numeri non possono essere più uguali, anche se coincidono, anche se le altre cifre dopo sono tutte 9 e tutte 0. Quindi, in realtà, qua dovremmo dire questa non deve essere né quella prima, né quella dopo, né quella... chiaro? Se questa è 9, questa non deve essere né 9 né 8, quindi non è né 0, va bene. Però diciamo, siccome dici ne abbiamo 10, se invece di escluderne 1 escludiamo 3 non succede niente, ne abbiamo sempre altre 7 da cui scegliere. Avendo le altre 7 da cui scegliere possiamo fare in modo che una di quelle cifre sia diversa da 0 e da 9. Nel momento che una sola di quelle cifre è diversa da 0 e da 9, quel numero non è mai 0 e non è mai 1, perché per essere 1 deve essere 0,999 periodico e per essere 0 deve essere tutti 0. Quindi sono, come dire, piccoli vincoli ulteriori che non spostano il ragionamento. L'essenza del ragionamento è questa. Questo si chiama metodo diagonale di Gang. Cioè, io voglio dimostrare che un numero in un elenco non ci sta. Se lo posso costruire in maniera tale che un pezzo sia diverso da questo, un pezzo è diverso da questo, un pezzo è diverso da questo, un pezzo è diverso da questo, quello sarà diverso da tutti quanti. E quindi in quell'elenco non c'è. E quindi vuol dire che i numeri reali non sono. Oh, allora vediamo adesso, dice, perché l'hai fatto questo, tutta questa roba qua? Questa roba qua in genere ingegneria non è che tanto neanche si fa. Però in realtà l'ho fatta perché ha delle conseguenze più pratiche di quelle che si pensi. Allora, di Gödel non abbiamo parlato, giusto? Gödel, Kurt Gödel. Allora, mo mi servono scarso un quarto d'ora, cioè abbiamo giusto 12-13 minuti della vostra attenzione. Gödel. O scrivete con Goe o con la diesi. Allora, Gödel è quello che ha dimostrato che avremmo sempre bisogno di giudici avvocati, cioè sono ineliminabili. Allora dobbiamo fare più studenti. Beh, questa è una deduzione impropria. Diciamo che ci sarà sempre bisogno di giudici e avvocati, questo è vero, però poi bisogna vedere se ci sta bisogno di noi, magari già ci stanno altri giudici e avvocati. Lo dico così per catturare l'attenzione. Che cosa ha dimostrato Gödel? Allora, vi ricordate qual è il piano? Io ho i numeri naturali. Allora, la matematica è un sistema logico deduttivo. Fisso gli assiomi e vedo, vado avanti e trovo le conseguenze. Cioè i concetti primitivi, definisco altre cose, vado avanti e cerco le conseguenze. Allora, ci sono due cose che vorrei da questo mio
diciamo, sistema assiomatico. Vorrei che fosse non contraddittorio, e questo è imprescindibile. Appena avrò una contraddizione io posso dimostrare tutto e il contrario di tutto, ve l'ho già detto questo. Appena prendete un bambino, ditegli una cosa, fate un'altra cosa e quello fa quello che gli fa. In logica proprio, se è vera non ha, è vero qualunque cosa. Quindi un sistema contraddittorio è completamente inutile. Poi vorrei anche che questo sistema sia completo. Completo in questo caso che cosa significa? Significa che io prendo, faccio un'affermazione e riesco a distinguere il vero dal falso. Questa affermazione è vero o falso? Ok? Allora ci stavo, metto dentro la macchina mi dice vero, falso. Poi vorrei che fosse almeno avere i numeri naturali, perché se un sistema non è abbastanza ricco da avere almeno i numeri naturali, me ne faccio quasi. Ecco, quindi appena un sistema è un po' articolato, quindi contiene almeno la potenza dei numeri naturali, le due richieste di prima non le posso soddisfare tutte e due. O è non contraddittorio, o è contraddittorio, scusate, o è incompleto. Mo, tra le due, quali ci teniamo? Ci teniamo il fatto che sia non contraddittorio. Quindi, o è contraddittorio o è incompleto. Allora, se è contraddittorio ho detto che è inutile. Allora, me lo tengo non contraddittorio, però sono costretto a dire che è incompleto. Cosa ha dimostrato che? Ha dimostrato che c'è una formula ben formata, insomma, linguaggio tecnico per dire esiste un'affermazione che non è né vera né falsa. Queste affermazioni si chiamano indecidibili. E come si costruiscono? C'è sempre qualche, nel costruire queste affermazioni c'è sempre qualcosa di autoreferenziale. Tipo i paradossi, quello del, diciamo, il barbiere, chi fa la barba a chi non se la fa da sé. Chi fa la barba al barbiere? Questa è l'antinomia di Russell. No, il barbiere. Nella... Siamo in un villaggio, non c'è bisogno di due barbieri, un solo barbiere. Il barbiere, chi fa la barba? Chi fa la barba? Se partiamo da questo discorso, allora diciamo andiamo in una contraddizione. Però queste contraddizioni si possono risolvere. Il problema è che la frase indecidibile. Noi, allora, dovete immaginare questo schermo. Voi avete una frase che è indecidibile. Ah, volendo, potreste pure deciderla. Cioè, nel senso, siccome è indecidibile, quindi non è contraddittorio né supporre che sia vera, né supporre che sia falsa. Allora, io prendo quella frase e dico che è vera. Tu prendi quella frase e dici che è falsa. A questo punto i nostri sistemi si separano. Nel senso che io sostengo una cosa e tu sostieni un'altra cosa. E poi ogni volta che incontriamo una cosa indecidibile potremmo procedere così, perché ogni volta non c'è contraddittorio. Il problema è che non risolviamo niente, perché questa cosa non finisce mai. Cioè, se anche io decido quella frase dicendo no, questa è vera perché lo dico io, ne incontrerò un'altra che è indecidibile. Quello che ha dimostrato Turing nel 1936 è una versione più forte, che dice non solo ci sono frasi indecidibili, ma, diciamo, teoricamente, il problema di distinguere il vero dal falso in maniera automatica, con una macchina, come ho detto prima, si potrebbe risolvere lo stesso. Tu metti la cosa, invece di avere due possibilità ce ne hai tre. Quindi tu metti la tua affermazione dentro la macchina, gira la macchina, la manovella, e quella ti risponde vera, falsa, indecidibile. Potrebbe essere. Invece Turing ha dimostrato che non esiste nessuna macchina, nessun programma, nessun software, nessun quello che volete, che possa automaticamente fare questo. E come l'ha fatto? Usando un argomento, sostanzialmente questo argomento qua. In maniera ovviamente, in una certa maniera intelligente. Quindi, allora, quando
Perché dico che Turing, che Gödel ha dimostrato e Turing hanno dimostrato il fatto che ci devono stare sempre i giudici? Allora, che cos'è il sistema delle leggi? Non è un sistema assiomatico, ci sono delle leggi da rispettare, deduttivo, conseguenze. La legge costituzionale, la Corte Costituzionale che ci sta a fare? Sta a controllare proprio che non ci siano contraddizioni con le leggi fondamentali. E i giudici che ci stanno a fare? Proprio a controllare che non ci siano contraddizioni con le leggi operativamente. Poi vabbè, è chiaro che è un'approssimazione, nella realtà le contraddizioni ci sono e come. Ma comunque, che in prima istanza non ci siano. E che cosa succede? Che a un certo punto incontrerai una situazione nuova. Cioè tu puoi aver fatto tutte le leggi che vuoi, ma un tempo la TV satellitare non c'era, quindi il problema di mettere la parabola sul balcone non ci stava e quindi non c'erano leggi a riguardo. Quando è arrivata sta cosa, qualcuno l'ha dovuto decidere in un modo o nell'altro. Prima c'è stata una certa prassi, quello metteva la parabola, quell'altro si litigava, quello gli tirava una bastonata in testa, però insomma poi alla fine è arrivata una legge che dice che la parabola la puoi mettere. Poi però magari dopo 20 anni dicono no, è brutta, si deve togliere, però a un certo punto la deciderà. E quindi ci vuole sempre un'azione legislativa e ci vorrà sempre poi un giudice che la fa rispettare, poi ci sarà sempre un avvocato che fa vedere. In qualche modo c'è una certa analogia, cioè non è, dice vabbè ma quello è un sistema di leggi quindi è imperfetto perché la realtà è imperfetta, no, il problema sta a monte, anche nel sistema più perfetto che puoi immaginare, cioè la matematica, tu c'hai gli assiomi, vai avanti e a un certo punto ci sono affermazioni indecidibili. E non c'è nessun modo automatico di distinguere tra le varie cose. Chi le decide di essere analizzato? Chi è che decide quando si incontrano? Beh, in realtà quasi tutte le affermazioni, queste qua indecidibili, le devi evitare come la peste, anche nella pratica informatica, perché sono legate a condizioni di autoreferenzialità. Cioè, in cui la frase sta parlando di se stessa sostanzialmente, quindi cioè, ci sono situazioni in cui il programma va in tilt, no? Si alluppa come si dice in gergo, quindi va là e tu aspetti quelle, diciamo, le devi evitare proprio per questo motivo qua. Ovviamente se tu vuoi evitare che un programma vada in cortocircuito e quindi tu attendi per l'eternità, a un certo punto come la decidi? Premi CTRL ALT e DEL su Windows o e in qualche modo lo fermi, oppure ci metti un controllore interno che verifica che certe condizioni non si verificano. Poi che cosa succede quando si verifica quella condizione? Lo decide il programmatore oppure lo decide la comunità, che cosa è meglio fare in questa situazione, capito? Però questo è ineliminabile, quindi tutti quelli che si lamentano dei crash di Windows, vabbè, quelli sono troppi perché magari ci sono anche cose decidibili che hanno fatto male, però diciamo ci sarà sempre una situazione, ecco un altro modo di intendere questa cosa, ci sarà sempre una situazione che manda in crash il computer, ci sarà sempre, per ogni computer ci sarà sempre un software che lo manda in crash. Non è mai stato dimostrato il contrario, eh? Non è mai successo il contrario. Beh no, questo qua diciamo se lo metti in maniera opportuna, quindi diciamo se dai, ovviamente se tu al software diciamo non dai la potenza dei numeri naturali, no, puoi avere una situazione talmente codificata che diciamo talmente ristretta in cui quello non va mai in crash. Però diciamo se dai un po' di potenza al programmatore, quello è il modo di mandarti crash il computer, lo trovi. Ok.